E la fiducia, l'atto di fiducia è arrivato anche per me con Kalia numero 7, Kalia l'era dei fondamenti, la furia del corrotto. Perché è arrivato adesso con un mese di ritardo? Ve lo spiego nel video che sta per arrivare. Bentornati su No Mamma Ammazzo, mi sono accorto in questo momento che il mio fumetto dietro ha il taglio del taglierino di chi ha aperto i pacchi. Vabbè, niente, sono molto triste per questa cosa, ma non sono un collezionista, nonostante potrebbe ingannare la mia libreria, cioè non sono un completista, quindi vabbè, fa niente, però dispiace sempre. Ma bando alle ciance, allora, Kalia numero 7, Kalia l'era dei fondamenti, numero 7, la furia del corrotto. Eravamo rimasti, come ci eravamo lasciati nell'ultimo video su Kalia, che spero non sia comunque l'unica rubrica che seguiate del mio canale, non credo, quantomeno se seguite la mia rubrica di Kalia, seguite i video di Bugs. Non ero totalmente sul carro di questa avventura perché appunto eravamo al numero 6, c'era questo atto di fiducia quasi metanarrativo che ci faceva scoprire un pochino di più le origini di Kalia, scoprire un pochino perché Kalia stessa non sa le sue origini, quindi noi non è che possiamo scoprire più di quanto sappia lei, no? E diciamo che c'era anche un tentativo di empatia, forse da parte degli autori, per farci avere questo atto di fiducia nel numero 6, della prima stagione, chiamiamola così. Sta di fatto che in realtà, non lo so, io non avevo percepito questa fiducia, non avevo percepito questa voglia, entusiasmante di continuare la lettura a tutti i costi. Non avrei mollato il fumetto in ogni caso, ma diciamo che, come potete aver notato, non l'avrei letto con estrema foga, non l'avrei aspettato con estrema hype. Ammetto due cose, però, che invece in questo numero mi ha colpito innanzitutto la copertina, che mi ispirava molto questo che è un Gialdest corrotto, per l'appunto, come dice lo stesso titolo. E poi soprattutto mi ha intrigato, è anche un po' scam questa cosa, mi ha un po' intrigato l'introduzione che ci parla del popolo degli orchi. Popolo degli orchi che però qua si vede pochissimo, si vedono giusto due tavole se non sbaglio in cui fanno un cameo gli orchi, però per carità, io tutto ciò che riguarda gli orchi mi coinvolge particolarmente, a me piace e quindi mi ha ispirato molto. Addirittura ho pensato che il corrotto non fosse un Gialdest, nonostante abbia la pelle grigia, ma fosse appunto un orco, come cada l'accento. Cade con la O stretta, comunque, se ve lo state chiedendo. Se sentite che sbaglio, perché sono del nord Italia. E come si dice? Mi sarebbe piaciuto vedere appunto un orco corrotto, sapendo che questa pelle grigia, queste protuberanze che ricordano molto quel cattivo di Superman Doomsday, se non sbaglio, non vorrei dire una cazzata. Potevano essere la corruzione anche di un altro essere, di un orco, perché comunque è tutto parte del piano di Varnone, del suo elixir, no? Con questa X che sbaglierò a pronunciarla sembrando un anziano chiamandolo Elisir, prima o poi, sappiatelo, ve lo dico già. Però vabbè, fa niente, si è confermato essere un Gialdest e ci sta tutta. Abbiamo anche visto la potenza di un Gialdes alla sua massima furia, anche confrontato con un popolo come quello degli orchi, che è nella nostra testa, è comunque un popolo forte, è un popolo guerriero. Qua pare anche che siano abbastanza grossi gli orchi, non mi sembrano orchetti del Signore degli Anelli, sembrano più simili a degli Uruk-hai, se parliamo in termini di stazza. Eppure questo Gialdest indemoniato prende il corpo di un orco e sappiamo tutti cosa ci ha fatto se avete visto, se avete letto il fumetto. Quindi, da questo punto di vista, sono stato particolarmente rapito appunto dall'accenno al popolo degli orchi che spero di vedere nel prossimo numero. Più o meno mi pare di capire che se l'andazzo di Kalia è questo, dovrei vedere in teoria o il popolo degli orchi nel prossimo numero, oppure non lo vedrò perché
dovranno deviare per quello che è successo a Calia in questo numero. L'altra cosa che mi ha intrigato sono i disegni, come gli stessi autori dicono, i disegni di Lorenzo Re, che sono stati fatti per la prima volta, rispetto agli altri sette numeri, in analogico, quindi su carta, non in digitale. E ho apprezzato particolarmente l'utilizzo dell'inchiostro, cioè i neri mi sembrano più neri, mi sembra che ci sia molto più peso su questa storia dovuto appunto a questo stile analogico. Ci ha dimostrato il disegnatore, sempre sui layout comunque dell'autore Luca Lamberti, ci ha dimostrato che anche disegnando in analogico si può avere comunque un taglio molto moderno. Ci sono delle inquadrature, dei primi piani, che se io non avessi saputo che fossero state disegnate in analogico, avrei pensato tranquillamente che potevano essere state fatte in digitale. Mi piacciono molto le splash page, le doppie splash page. C'è questo taglio molto manga. Continuo a sostenere che lo stile vuole essere... vuole coscientemente richiamare un attimino il taglio manga, anche per attirare un attimino un lettore più giovane, e è una cosa che io apprezzo. Io mi sono reso conto di non saper leggere benissimo un fumetto d'azione. Questo potrebbe anche essere la ragione per cui io preferisco l'anime di Dragon Ball e non il manga, ma in fondo non c'è niente di male, in fondo non voglio mica sceneggiare un fumetto d'azione io. Comunque, al di là di quello, al di là di quello, io sono convinto che un lettore di manga shonen, di manga d'azione, dove ci si danno delle botte da orbi, può apprezzare tantissimo questo numero. Ma c'è un'altra cosa nella trama che mi ha intrigato particolarmente e che mi fa venire voglia di andare avanti. Innanzitutto abbiamo visto il primo elfo escluso Kalon, senza maschera, e vediamo diversi stadi della corruzione degli elfi da parte del Morbo Pallido. Abbiamo visto il primo elfo, ma abbiamo visto anche Varnon stesso senza maschera. Anche se lo abbiamo visto immerso nell'elixir, c'è una scena in cui comunque più o meno intuiamo il suo grado di deturpazione. Non so se si dice deturpazione, fatemelo sapere. Scopriamo che è calvo, che i capelli lunghi che vediamo sono parte della maschera. Quindi è parecchio deturpato. Se ci fate caso, invece Kalon stesso, nonostante ormai fosse ridotto a un mero scheletro, i capelli lunghi tipici degli elfi ce li ha ancora, quindi Varnon è ancora più deturpato, se così vogliamo dire. Io credo che questa sua foga di salvare la sua specie sia anche in modo molto più egoistico di quanto non sappiamo, un tentativo di salvare se stesso, anche se si sa che ormai loro sono corrotti, sono corrotti dal morbo e resteranno tali. Ma la cosa che mi ha intrigato particolarmente è il fatto che torna il Jaldest, che era stato imprigionato, è un po' Gandalf questo Jaldest, no? È un po' il saggio, parla in modo criptico, se ne va per delle sue missioni in solitaria, torna. E in questo caso è tornato per aiutare i nostri protagonisti e ha combattuto con il corrotto. Questo Jaldest ha intuito che, con tutta la conoscenza elfica che può avere Varnon, riuscire a comandare completamente un corpo inanimato a distanza è una capacità tipica dei Jaldest, e di conseguenza l'incappucciato che noi vediamo confabulare con Varnon, che io chiamo l'imperatore, no? È un po' il Palpatine della situazione, potrebbe essere un Jaldest. Il che è strano, dato che è molto molto piccolo. E mi è venuta in mente un'altra cosa, che è questa la mia curiosità che mi fa venire voglia di andare avanti per scoprire se ho ragione. Non è che questo Jaldest, appunto, che è in combutta con Varnon, che gli ha dato la possibilità di muovere la materia inanimata come fanno i Jaldest, c'entri qualcosa con le origini di Calia? Perché Calia tecnicamente non è un Jaldest, non ha la pelle grigia. Non può essere un mezzo Jaldest perché, a quanto ci hanno detto, i Jaldest non possono concepire con gli esseri umani.
Ma potrebbe esserci dell'altro, potrebbe esserci questo Jaldes, questo imperatore Palpatine, che magari in passato ha fatto qualche esperimento, come sta adesso facendo Varnon con l'elixir, e da questi suoi esperimenti sia nata Calia. Quindi in qualche modo questo incappucciato, questo Jaldes che sta aiutando Varnon, potrebbe essere, passatemi il termine, imparentato con Calia. E questa cosa io voglio scoprirla a tutti i costi. Un'ultima cosa prima di lasciarci, se nello scorso numero abbiamo dovuto assistere alla perdita del carro, della casa su ruote del nostro gruppo, che comunque ha approvato non poco Lena, che in questo numero è sottoterra come umore, cioè proprio non è la Lena che conosciamo. In questo numero hanno, diciamo, hanno calato l'asse di briscola, hanno gravato ancora di più la situazione, facendo perdere come si dice, l'animale che trainava il carro, che in questo numero semplicemente trasportava in groppa i protagonisti. Ed è stata una scena davvero straziante, mi ha anche strappato una lacrimuccia. Io credo che chiunque abbia o abbia avuto soprattutto un animale non possa non aver sentito un groppo alla gola quando Kalon, che continua a essere uno dei personaggi migliori di questo gruppo, proprio per la tipica saggezza elfica, sa che l'animale è spacciato, vuole porre fine alle sofferenze, poi dice quella fantastica frase che cito in un virgolettato: il vostro animale vi ha regalato la sua esistenza, così come voi avete fatto con lui. Questo è un dono prezioso di cui far tesoro. Questa è una frase che chiunque ha avuto un animale e che ha dovuto per mille ragioni far abbattere, per appunto non farlo soffrire esattamente come ha suggerito Kalon per questo animale, non può non essersi immedesimato, non può non aver empatizzato, non può non aver versato una lacrimuccia. Questo numero, questa analogia, non pensavo di trovarla in un numero così fantasy e mi ha colpito molto, mi è piaciuta molto. Quindi tanto di cappello all'autore di questa diciamo sottotrama di questo numero. Anche vedere Aridan che versa una lacrima, Lena che si dispera, è stato molto 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 toccante. Persino Calia ha versato una lacrima, insomma, è stato un bel passaggio da leggere. Io tuttora c'è una parte di me che spera che questo animale torni, però non, in realtà non ha senso. È stato bello comunque che abbiano toccato l'argomento. Bene, ora fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto. Come sempre, scrivetemi qua sotto il passaggio più bello che avete trovato in questo numero, se concordate con me sulla parte riguardo l'animale che hanno dovuto abbattere. E io vi aspetto sempre nei commenti e ci vediamo nel prossimo video dove torneremo a parlare di Dylan Dog. L'ho già detto anche nelle storie di Instagram, se siete della Lombardia, se siete vicino al cinema Arcadia di Melzo, vi aspetto il 1° giugno in cosplay da Spider-Man insieme ad altri Spider-Man per vedere insieme l'anteprima di Spider-Man Across the Spider-Verse alle ore 21 in sala Energia. Vi aspetto numerosi e dovrete scovarmi tra i vari Spider-Man che ci saranno ad accogliervi. Grazie ancora e arrivederci.